Faccio una piccola introduzione, vabbè, per chi non mi conosce, io sono Oreste Fischetti, oggi sarò qua puramente come moderatore in realtà, quindi risponderò magari alle domande che i partecipanti hanno nella chat e alla fine della presentazione, come dicevamo all'inizio, ci sarà la sessione di domande e risposte e leggerò le domande direttamente a Giuseppe e Catarina. Parlando di Giuseppe e Catarina, facciamo fare una piccola introduzione ad entrambi. Vogliamo iniziare con Giuseppe Branca? Sì, volentieri. Innanzitutto, Oreste e Catarina, grazie mille per l'invito, grazie davanti. Sempre un piacere partecipare con voi a questo tipo di eventi formativi. E, insomma, un periodo abbastanza interessante, in alcuni momenti complicato, però insomma, è anche il modo giusto di affrontarlo, cercando di rimanere sempre più aggiornati possibile. Quindi è sempre un grande piacere. Per chi non mi conoscesse, sono Giuseppe, sono un account manager di Verbo. Mi occupo di aiutare sostanzialmente i partner professionisti, quindi i property manager, a ottimizzare le prestazioni sul portale. Quindi qualcuno di voi probabilmente ha avuto modo di parlare con me, qualcuno di voi magari è mio cliente, ora non ho visto la lista completa, però insomma. Qualora non mi conosceste, insomma, ecco, spero che in futuro ci sia l'opportunità di fare una chiacchierata. Passo la parola a Caterina, magari così conosciamo anche lei. Allora, buongiorno, io mi chiamo Catarina, lavoro in Connectivity Department in Avantio e con alcuni di voi sicuramente già abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, con altri magari ancora no. E come ho detto, lavoro nel Connectivity Department, ovvero faccio la parte delle formazioni della connessione, ovvero quando c'è una nuova azienda, una nuova impresa che desidera connettersi ad Avantio, io sono la persona che mi occupo della formazione delle connessioni al channel manager. Benissimo. Sì, allora, dopo la piccola introduzione possiamo praticamente spieghiamo un po' di che cosa si tratta il webinar di oggi. Diciamo che è un po' una combinazione, no? Faremo prima una presentazione di Verbo con Giuseppe e poi una parte di Channel Manager con Catarina e quello che vogliamo un po' spiegare oggi è, come logicamente leggete dal titolo, quali sono i trend di viaggio delle famiglie, che è il target principale, no? Di Verbo. Il Esatto. turista target di Verbo, con logicamente dei consigli che possono essere applicati all'interno, no, di Verbo e logicamente che possono essere fatti anche attraverso il channel manager e quindi la connessione che noi abbiamo con il nostro nuovo channel manager Pro, che logicamente poi spiegherà Catarina. Quindi non voglio rubare più tempo agli speaker, quindi lascio direttamente la parola a Giuseppe. Ok, perfetto, grazie mille Oreste, grazie anche per l'introduzione. Ovviamente, ecco, come già detto da Oreste, andiamo a vedere alcuni dettagli relativamente al nostro trend principale. Da sempre Verbo si caratterizza per avere un target molto familiare, anche in senso esteso come termine, quindi è sicuramente un segmento che continuiamo a invogliare, che continuiamo cioè, vediamo continuamente che continua a essere il nostro target principale. Quindi io, insomma, avevo delle prime slide qui che vado a saltare direttamente, visto che già mi sono presentato, così risparmiamo tempo, visto che le informazioni sono tante. Ne approfitto per ricordarvi appunto il discorso delle domande. Alla fine ci sarà tempo eventualmente per rispondere a eventuali dubbi sugli argomenti trattati durante la presentazione. Andrò un po' rapido perché appunto gli argomenti sono tanti e non voglio perdere spazio ovviamente anche agli argomenti alla presentazione di Catarina, quindi insomma qualsiasi cosa alla fine possiamo riprenderla. Iniziamo con le due linee guida della presentazione. Durante una prima parte andremo a vedere cosa è successo negli ultimi mesi, qualche statistica interessante, qualche trend, qualche novità, ecco, sul mondo dei viaggi. E poi nella seconda parte entreremo più nel vivo dei consigli pratici e cerchiamo di capire
in che modo renderli più accattivanti, diciamo rendere gli annunci più accattivanti per arrivare appunto a questo target. Quindi iniziamo a vedere cosa è successo negli ultimi mesi. Sappiamo tutti cosa è successo a livello globale, sappiamo tutti come sono andate le cose, però entriamo un po' nel vivo per capire i viaggiatori come, diciamo, se hanno adottato nuove abitudini, in che modo si stanno muovendo in questo momento, ecco, quali sono dei dati veramente, veramente interessanti. Innanzitutto è sicuramente cambiato il modo di dare la priorità a determinati fattori. Chiaramente il Covid e tutta la situazione che c'è dietro, l'impossibilità di viaggiare ha portato chiaramente il cambio appunto di queste priorità e un cambio in quello che è il modo di cercare casa. Quindi adesso vediamo che aumentano tantissimo di importanza le politiche di cancellazione, i protocolli di pulizia e le prenotazioni last minute, che più che essere una cosa importante è una tendenza nuova, una tendenza diversa, almeno anche per quanto riguarda noi, poi magari entriamo più nel vivo con altre statistiche. E introduciamo anche un nuovo termine, che è la flexication. La flexication sostanzialmente è una vacanza nuova, un tipo di vacanza nuova, fuori dallo schema classico, tipico della settimana in villeggiatura, in alta stagione, in pieno agosto. È una vacanza diversa, con durata diversa, è una vacanza con motivazioni diverse, quindi entra anche lo smart working, quindi una vacanza che realmente permette di, diciamo, di non... permette di non sprecare, tra virgolette, il giorno di ferie, quindi insomma, dedicare tempo al lavoro, però in una casa o in una posizione interessante per magari passare un paio di settimane piacevoli, diverse dal normale. Quindi subentra un concetto diverso. Addirittura il 56% delle famiglie diciamo che ha viaggiato nel 2020 si sposterà comunque in auto. Questo comunque è anche un altro segno indicativo. Ci sono tanti dati importanti e nuovi al quali dobbiamo pensare. Ovviamente un'altra cosa fondamentale è renderci conto dell'importanza che hanno assunto adesso i viaggi. Purtroppo siamo un po' limitati negli spostamenti in questo momento e questo ha portato la maggior parte delle persone ha una consapevolezza diversa. Quindi adesso ci sono tantissime persone che danno più peso all'importanza di viaggiare, che danno più che hanno più voglia di fare un viaggio importante. E la tipica situazione in cui si rimanda e poi alla fine, insomma, ci sono questi eventi purtroppo a volte negativi che però risvegliano un poco la coscienza delle persone e, insomma, c'è sicuramente adesso molto più interesse nel programmare e nell'effettuare dei viaggi anche importanti. Tant'è vero, come vediamo in questa slide, che l'88% dei viaggiatori intervistati pensa addirittura di spendere qualcosa in più per un viaggio. Attenzione, faccio una premessa importante, poi lo vedremo anche successivamente. Non voglio dire che possiamo sentirci liberi di aumentare i prezzi perché tanto le persone vanno a dedicare più budget, perché sappiamo benissimo che la questione budget è sempre un po' spinosa. Però sicuramente questo ci rende l'idea, ci dà l'idea effettivamente di quanto si sta spostando l'importanza, di quanto si stia dando più priorità alla possibilità e alla voglia di viaggiare e vedere nuovi posti e vivere nuove avventure, definiamole così. Un dato invece adesso relativo a diciamo al 2020, sul 2021, quindi quest'anno purtroppo è stato un anno di, abbiamo visto tante cancellazioni chiaramente per l'impossibilità di viaggiare, però abbiamo ben un 41% di viaggiatori che comunque pensa di programmare la stessa vacanza, quindi nella stessa zona, nello stesso posto, con la stessa tipologia di vacanza, anche nel 2021. Quindi comunque c'è tanto recuperabile oltre a quello che vedremo
nuovo, tra i nuovi viaggiatori che arriveranno nelle nostre destinazioni. E come ultimo dato, diciamo, relativo ai viaggiatori in generale, anche qui è aumentata tantissimo la domanda per spazi più ampi, quindi un aumento per, diciamo, in termini di numero di camere da letto, di spazi. Perché questa cosa? Perché chiaramente cambia anche il concetto di viaggio che, come dicevo prima, si pensa a un budget maggiore. Perché il budget maggiore, per esempio, può portare uno spazio più ampio, più comodità, quindi una struttura che offra più comodità in sé per sé. Quindi anche questo, diciamo, quando parliamo di budget, pensiamo anche a questo tipo di dati. Per quanto riguarda le famiglie, che ricordo sempre sono il nostro target principale, l'80% dei viaggiatori su Verbo pianifica comunque un viaggio familiare. Andiamo a vedere un po' che tipo di audience, diciamo, quali sono le caratteristiche del nostro audience, cosa intendiamo noi per famiglie e quali sono le loro caratteristiche principali e distintive. Il nostro viaggiatore tende a prenotare con largo anticipo e per soggiorni generalmente più estesi. Come dicevo, diciamo, i nostri viaggiatori viaggiano in famiglia o con gli amici, come dicevo prima, una famiglia allargata, quindi è un segmento molto, molto importante ed esteso. Si pianifica un viaggio in modo che ci sia divertimento per tutti, quindi in modo che tutti, dai più grandi ai più bambini, abbiano comfort, possibilità di svagarsi. Faccio un esempio. Se hai dei adolescenti o bambini, magari a sapere che c'è una connessione con Netflix, faccio un esempio proprio per capire cosa si intende. Quindi non è pensata solo per gli adulti, ma per coprire tutte le fasce d'età e ovviamente passare dei momenti interessanti anche all'interno del soggiorno. E ovviamente, insomma, come detto poco fa, una cosa che è cresciuta ancora di più, dedica molta attenzione alla privacy e agli spazi a disposizione. Quindi anche qui è importante come dato. Ultimamente abbiamo visto anche dei nuovi trend molto interessanti, per esempio l'incremento dei viaggi a meno di 800 km, che per noi è un dato importante. Quindi è aumentata la richiesta di prenotazione in destinazioni domestiche e ovviamente la maggior parte delle prenotazioni arrivano in zone extraurbane, proprio perché chiaramente il tema del distanziamento sociale viene poi riflesso anche sul modo di andare a cercare magari una struttura. Una cosa che ha cambiato un po' la tendenza è la riduzione della finestra media di prenotazione, quindi l'anticipo con cui viene richiesta effettivamente la prenotazione rispetto al soggiorno. E ovviamente si dà molta più importanza alle politiche di cancellazione, con addirittura un più 18% delle prenotazioni ricevute sulle politiche relaxed e moderate. Sono le nostre due più leggere. Ovviamente questa cosa poi l'andremo a vedere nello specifico, ci sarà un breve punto di approfondimento proprio su questo aspetto. Sì, questo è sono due punti che sono diventati popolari, diciamo, con il Covid. In realtà la cancellazione flessibile e la finestra che si riduce è proprio Esatto, per esatto, l'anno speciale che abbiamo avuto. esatto. Esatto. Poi chiaramente io mi permetto anche di dare un mio giudizio, diciamo, una mia analisi. L'anno scorso è stato sicuramente un anno particolare. Ora, quest'anno ci sarà la stessa tendenza sicuramente sulle politiche di cancellazione, se non ancora di più, perché proprio per l'esperienza è rimasto questo segno, diciamo così, in chi cerca casa. La finestra di prenotazione probabilmente non si accorcerà ancora di più perché secondo me ovviamente già nei prossimi mesi ci saranno delle evoluzioni che ci permetteranno di tornare a un minimo di anticipo leggero, però Sono d'accordo. sicuramente è un fattore che va tenuto in considerazione perché mi ricordo gli altri anni, nel 2000, l'anno scorso già in questo periodo comunque attraverso Verbo arrivavano tantissime prenotazioni, quest'anno la situazione è ovviamente differente, ma
è una cosa perfettamente normale, ecco. Comunque, sì, detto sì, questo, diciamo, fatto questo primo riepilogo, andiamo a vedere un po' più nello specifico, intanto controllo se vado bene con il tempo, credo di sì, andiamo a vedere qualche consiglio pratico, andiamo a vedere qualche punto più specifico per effettuare delle modifiche magari agli annunci o alla strategia generale che si vuole adottare. Quindi vediamo gli aspetti fondamentali per le famiglie. Innanzitutto, rapporto qualità-prezzo. Quindi ci sarà, tratteremo uno per uno questi punti, quindi andiamo a vedere poi cosa intendiamo. Rapporto qualità-prezzo, salute e sicurezza, la posizione dell'immobile, spazi e servizi e appunto flessibilità. La flessibilità non ci stancheremo mai di ricordarvela. Iniziamo con l'aspetto relativo al rapporto qualità-prezzo. Io riprendo un attimo la slide precedente. Parlavamo di budget, quindi le famiglie che, insomma, dopo questo periodo di, definiamo, la reclusione forzata, sono guardati tra di loro, hanno detto, ok, viaggiare è un po' più importante forse di quello che facevamo prima, quindi dedichiamoci un budget in più. Questo non vuol dire che, appunto, bisogna aumentare i prezzi, questo non vuol dire che bisogna eccedere in determinati aspetti. Semplicemente volevo dire, appunto, che si pensa a dei viaggi anche diversi con budget differenti, però comunque dobbiamo sempre pensare che chi cerca la casa, chi cerca appunto un immobile, quello che fa è stare particolarmente attento alle spese. C'è un periodo in cui sappiamo che a livello lavorativo qualcuno potrebbe anche aver avuto delle problematiche. Noi stessi nel mondo del turismo ovviamente sappiamo benissimo cosa è significato questo periodo. Quindi si fa molta attenzione al prezzo, da sempre è un aspetto il prezzo che chiaramente è fondamentale. Entrando nello specifico, andiamo a vedere una slide che è abbastanza chiara in sé per sé, quindi vediamo semplicemente un preventivo che parte da un prezzo di $100 per notte e poi arriva addirittura a richiedere $900 al viaggiatore. Ovviamente è un esempio estremo, è un esempio molto forzato, però da qui cosa vogliamo tirar fuori? Vogliamo tirar fuori un'idea importante, le extra fees, che sono comunque importanti, però facciamo sempre attenzione a non esagerare, quindi questo è un caso tipico di esagerazione, quindi cerchiamo sempre di fare attenzione appunto di non esagerare con il numero di extra fee che andiamo a inserire, perché questi fattori vanno ad abbassare la conversione, come ad esempio succede per il deposito cauzionale. Quindi anche qui ci sono delle strutture dove chiaramente è importante andare a inserire un deposito cauzionale, è impossibile non andare a metterlo, però attenzione, cerchiamo sempre di renderlo proporzionale a quello che è poi il prezzo dei soggiorni. Quindi mi raccomando, sono tutti fattori che vanno a impattare l'aspetto appunto delle rates, che è sempre visto in maniera, sempre considerato in maniera specifica, quindi sempre tenuto sott'occhio e sempre controllato al massimo. Quindi mi raccomando, semplifichiamo e riduciamo dove possibile i supplementi e soprattutto andiamo a monitorare le variazioni di occupazione, quindi cerchiamo di seguire sempre il mercato e cerchiamo di avere sempre un prezzo che sia effettivamente adeguato a quella che è appunto il mercato del momento. Andando oltre, tocchiamo rapidamente il punto di salute e sicurezza. Mi raccomando, questa è una cosa anche qui fondamentale, ormai vista dai viaggiatori, che ovviamente sono preoccupati in parte per contrarre il virus, in parte stanno attenti a evitare appunto luoghi affollati. Le polizie
poi d'altronde sono sempre state importantissime, prima ovviamente anche del problema Covid, adesso lo sono diventate ancora più importanti, quindi vediamo che i viaggiatori stanno cercando di mantenere appunto il distanziamento sociale, cercano di trovare delle strutture, delle case dove effettivamente hanno degli standard di pulizia molto alti. Quindi mi raccomando, aggiorniamo il contenuto degli annunci con le informazioni corrette, cerchiamo di rassicurare i viaggiatori trasmettendogli tutte le informazioni relative a questo aspetto. Quindi andiamo ad adottare appunto delle pratiche di pulizia anche specifiche. È un aspetto davvero cruciale in questo momento storico. Passando al punto successivo, anche qui un punto già un po' richiamato, il discorso della posizione. Non tanto, io non faccio una piccola premessa, perché rivedendo la presentazione mi sono reso conto che potrebbe passare il messaggio: se la struttura non è nella posizione corretta, non la venderete mai. Ovviamente non è questo il discorso che vogliamo fare noi in assoluto, anzi la nostra missione è sempre far trovare al viaggiatore giusto la casa giusta, che sia a fronte mare, che sia in mezzo a una campagna o che sia una baita in montagna. Quindi da questo punto di vista non c'è chiaramente un voler escludere qualcuno, però è importante, qui mi riferisco a che cosa? Alla spiegazione che diamo al viaggiatore, alle informazioni che diamo sul posizionamento. Quindi il fatto di descrivere correttamente all'interno degli annunci la posizione, l'indirizzo, quello che è, diciamo, quelle che sono le caratteristiche della zona, quindi se sono presenti delle attrazioni per bambini, se il quartiere è un quartiere chiaramente dove si può stare più tranquilli, insomma andare a offrire questo tipo di informazioni chiaramente diventa a questo punto fondamentale per migliorare quella che è la soddisfazione del viaggiatore, il che porta a più prenotazioni e di conseguenza poi a delle review positive, che sono sempre un aspetto abbastanza determinante. Quindi ecco, come un consiglio pratico, andiamo a assicurarci che i contenuti relativi alla posizione siano sempre corretti, cerchiamo di descrivere nel modo più completo possibile quartiere, attività e luoghi di interesse che comunque stanno in zona, insomma, nella stessa zona della nostra struttura, e se possibile andiamo a includere magari anche foto della vista della proprietà, del quartiere. Quindi tutte queste descrizioni che stiamo inserendo cerchiamo di tradurle anche in foto, che sono il modo di comunicare più immediato probabilmente che ci sia all'interno di un annuncio. Passiamo al penultimo punto, che diciamo è anche qui lo toccherò rapidamente, perché abbiamo visto che abbiamo già visto un po' queste informazioni. Si è accorciato il tempo medio tra prenotazione e soggiorno, appunto il 40%. Il 78% degli intervistati dice che le politiche di cancellazione, quindi la flessibilità, sono le condizioni di cancellazione, sono dei fattori chiave nel momento in cui andiamo a prenotare una casa. Perché? Perché chiaramente c'è incertezza, c'è purtroppo una situazione in cui c'è voglia, ma ancora si va con i piedi di piombo. Quindi garantire tranquillità è quel punto che ci fa passare da un pensiero di insicurezza a un pensiero di tranquillità, e quindi facilitiamo notevolmente quella che è la prenotazione. Qui vi faccio vedere, diciamo, un dato relativo alla prima parte di quest'anno, che è sicuramente molto importante. C'è anche la descrizione di quelle che sono le nostre politiche di cancellazione, che non sono estreme come magari ci sono, diciamo, succede in altri casi. Non c'è una cancellazione per esempio fino a 24 ore prima. Le nostre politiche, per quanto flessibili, sono comunque abbastanza conservative per i proprietari e per voi property manager, tant'è vero che la nostra politica più soft, la relaxed appunto,
permette il 100% di refund fino a 14 giorni prima, non uno, non due, non sette, ma 14. Mentre la moderata permette il 100% di refund al viaggiatore fino a 30 giorni prima. E vediamo che queste due politiche insieme rappresentano praticamente due terzi delle prenotazioni totali. Quindi chiaramente un trend abbastanza forte questo delle politiche flessibili, quindi non ci stiamo inventando nulla, semplicemente è una reazione logica. Esattamente, è un dato di fatto che diciamo serve anche per la cosa più difficile probabilmente è cercare di far cambiare idea ai proprietari che sono ovviamente molto lontani da questo tipo di analisi, però ecco, siamo un po' tutti mediatori, quindi è importante anche dare forza a questo aspetto, quindi cerchiamo di impostare condizioni di cancellazione che siano più flessibili possibile. Ultimo punto, l'aspetto relativo ai filtri, quindi filtri più utilizzati, filtri che le famiglie cercano di, diciamo, cercano più spesso. Ovviamente abbiamo messo tre esempi che sono i nostri viaggiatori più frequenti, Stati Uniti, Inghilterra e Germania. La fanno da padrona che cosa? Internet e wifi, ovviamente, la piscina dove possibile, l'aria condizionata, il parcheggio, sono tutti aspetti abbastanza comuni. Ovviamente una cosa non è meno importante di un'altra, perché tutto è importante, quindi ricordiamoci sempre di andare a completare questo tipo di informazioni. Un aspetto importantissimo in chi cerca casa è la tipologia delle camere e il numero di posti letto, le piantine stesse per capire come è organizzata, il viaggiatore, la nostra, diciamo, le nostre famiglie, i viaggiatori che arrivano da Verbo sono molto attenti a questi aspetti e la maggior parte delle prenotazioni arrivano su ricerche effettuate inserendo uno o più filtri di ricerca. Quindi è difficile che io, viaggiatore di Verbo, faccio una ricerca e non metta nessun filtro. Quindi andare a completare questi aspetti diventa fondamentale sia in fase di ricerca che in fase poi di conversione del traffico a prenotazione, perché stiamo fornendo le informazioni in maniera completa e dettagliata. Quindi ecco, abbiamo tantissime opportunità di andare a inserire tutte le caratteristiche, quindi mi raccomando, indichiamo chiaramente tipologia di posti letto, tipologia di camere da letto, includiamo gli spazi, diciamo le foto e gli spazi dei servizi che sono compresi nella proprietà, aggiungiamo, come dicevo, una piantina che, diciamo, potrebbe essere un valore aggiunto. Quindi aggiorniamo tutte le caratteristiche per essere sempre per offrire l'informazione più completa possibile ai viaggiatori. Questo era l'ultimo punto, diciamo, io sono andato molto rapido, quindi spero di essere rientrato nei tempi. Spero che ti sto cronometrando, non ti preoccupare. Ah, ottimo, grazie. Spero di essere anche stato abbastanza chiaro nel trasmettere quelli che sono le tendenze e i consigli pratici. Noi ovviamente in maniera costante cerchiamo di offrire supporto ai nostri partner, di capire come si sta evolvendo il mercato e cerchiamo di darvi dei consigli, degli insight proprio più utili possibile. Chiaramente sta anche a voi poi adattarvi e anche, perché no, raccogliere altre informazioni in merito, insomma, cercare di seguire questi trend è fondamentale, quindi l'evoluzione costante diventa sempre, oggi più che mai, un fattore davvero determinante. E vi lascio brevemente un link sul nostro Discovery Center, poi io passerò a Oreste, ai colleghi di Avantio, alcuni link utili e alcuni file con i trend che abbiamo visto, in modo che siano più consultabili, quindi tranquillamente poi attraverso Oreste potrete consultarli. Sì. E niente, per il momento vi ringrazio e passerei la parola a Catarina e poi ci vediamo dopo per le domande. Sì.
No, grazie Giuseppe, intanto lasciamo che Catarina carichi la presentazione, una buonissima presentazione, no? Alcuni punti che hai detto sono veramente importanti, la flexication mi è piaciuta molto, la nuova maniera di pensare alle vacanze, sì. È vero che adesso bisogna essere soprattutto adesso molto flessibili per il contesto attuale, ma logicamente il 2020 non finisce a dicembre. Sto dicendo un po' a tutti, no? Che ci porteremo comunque indietro alcune reazioni, alcuni cambi nel turismo in generale dal Covid. Quindi mi è piaciuto il fatto di trasformare la vacation in flexication, se sei sincero. Eh sì, diventa un trend. Io ovviamente questo lo vedo anche io come viaggiatore, no? Perché io, oltre a essere l'account manager di Verbo, però io sono anche un viaggiatore, quindi io tante volte ho pensato, guarda, sono in smart working, in quelle che sono le limitazioni geografiche che ho, magari perché posso spostarmi fino a un certo punto, però chi mi impedisce di andarmene 3 giorni, magari fare un fine settimana lungo in cui faccio 3 giorni di lavoro e poi mi godo il fine settimana in montagna o dove, cioè, quest'estate è capitato. Bisogna assolutamente essere più flessibili. Infatti poi, tra l'altro, credo che nella presentazione di Catarina c'è anche un punto sulle politiche di cancellazione, però logicamente non facciamo spoiler, lasciamo parola a Catarina che appunto ci spiega un po' come possiamo, sai, passare e applicare tutti questi consigli, no? Che hai dato oggi attraverso il channel manager e quindi attraverso la connessione che è una delle più forti, diciamo, una delle più complete che abbiamo in questo momento con VRBO. Ok? Vai Cata, tutto tu. Però non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Attiva il microfono. Se ci riesci, se no vedo se riesco a farlo io da qua. Credo che adesso mi sentite, adesso, vero? Sì. Adesso sì. Adesso sì. Ah, ok, grazie. Vai. Mille. Allora, grazie Giuseppe per la tua presentazione, è stata molto interessante, davvero. Innanzitutto mi piacerebbe ringraziarvi a tutti che siete oggi venuti a assistere a questo webinar. Come mi sono presentata già all'inizio, va bene, mi chiamo Catarina, lavoro nel Connectivity Department di Avantio e nei prossimi minuti mi farà piacere di presentarvi un po' la nostra connessione con il Channel Manager di Avantio, ovvero Channel Pro. Allora, in questa presentazione, questa presentazione si concentrerà fondamentalmente su questi punti. All'inizio vi presenterò la connessione tra Verbo e Avantio. Si tratta di una connessione completa e a continuazione vi spiegherò esattamente perché. Dopodiché vedremo le caratteristiche addizionali, la flessibilità delle politiche di cancellazione, personalizzazione delle regole di occupazione e anche altre personalizzazioni, e in seguito la possibilità di sincronizzare le vostre review, ovvero le recensioni, e alla fine price consistency. Allora, connessione tra Verbo e Avantio. Si tratta di una connessione completa. Allora, alcuni di voi che già lavorano con Avantio lo sanno, perché magari già sono connessi con Channel Pro, si tratta di una nuova connessione che è una connessione molto più veloce, perché in precedenza praticamente Avantio era connesso a Verbo attraverso il nostro Channel Manager precedente. Però abbiamo sviluppato una nuova connessione attraverso il Channel Pro. Si tratta di una connessione completa, ovvero tutte quelle caratteristiche, tutte quelle descrizioni, le fotografie che avete inserito nel nostro sistema vengono sincronizzate con il portale Verbo. Ok? Allora, significa che una volta che avete settato molto bene l'alloggio nel nostro sistema, tutta l'informazione verrà inviata al portale. Come potete notare, ho messo qua 2 freccettine. Queste 2 freccettine vanno a 2 sensi, perché praticamente è una sincronizzazione a 2 direzioni, ok? Significa che anche le prenotazioni entreranno nel nostro sistema e tutto ciò che voi dopo andrete a modificare anche alle prenotazioni nel nostro sistema verrà sincronizzato nuovamente con Verbo. Allora, connessione completa significa che sincronizziamo i prezzi
oppure le tariffe, la disponibilità, le fotografie, le caratteristiche, eccetera. Quando parliamo di prezzi, parliamo di multitariffa. Questo significa che non vengono sincronizzati semplicemente i prezzi base, però anche i sconti e supplementi. In particolare mi piacerebbe qua sottolineare sugli sconti, ad esempio sul lungo termine. Questi sconti vengono sincronizzati attraverso il nostro Channel Pro. Significa se magari in questo periodo desiderate applicare qualche sconto di lungo soggiorno, non c'è nessun problema perché questa tipologia dello sconto viene sincronizzata. Allora, andiamo a parlare un po' sulle caratteristiche addizionali. Allora, questa nuova funzionalità permette di evidenziare tutte quelle caratteristiche del vostro alloggio che magari in precedenza non era possibile evidenziare. Allora, qua ho messo una screenshot, che praticamente sarebbe una screenshot di un alloggio del nostro sistema. Come potete vedere è già per sé molto dettagliata. Potete inserire metri quadrati della proprietà, metri quadrati dell'intorno anche, potete mettere tutte quelle caratteristiche principali come ad esempio la cucina, i bagni, eccetera. Ok, queste sono quelle che già esistono nel nostro sistema. Però a continuazione vi faccio vedere una sezione molto importante che si chiama caratteristiche addizionali. Allora, cosa sarebbe questo? Questo è una sezione in cui vengono racchiuse tutte quelle caratteristiche addizionali che Avantio, diciamo, ha raccolto dai vari portali e li ha inseriti nel nostro sistema. Questo significa che attraverso o grazie a questa nuova funzione avrete la possibilità di personalizzare il vostro alloggio al massimo. Ok? Cioè, magari volete, io qua ho messo un esempio piscina, no? Allora, comincerete a scrivere piscina e come vedete il sistema automaticamente vi fa vedere un elenco di tutte quelle piscine disponibili che possiamo aggiungere nel nostro annuncio. Come ho detto, queste caratteristiche sono state raccolte dai vari portali, tra quali anche Vrbo. Significa che magari se qualche caratteristica non la vedrete nella scheda dell'alloggio per default, la potete ricercare qua e aggiungerla. Questa caratteristica dopo viene sincronizzata con il portale Vrbo. E grazie anche a questa possibilità il vostro annuncio sarà molto più personalizzato e la vostra possibilità, cioè la possibilità di conversione sicuramente aumenta. Poi sempre per le caratteristiche addizionali, qua ho messo una screenshot perché posizionandosi sopra praticamente avrete la possibilità di visualizzare un link e cliccandoci su questo link il sistema automaticamente vi reindirizza al nostro sistema, praticamente la nostra biblioteca di Avantio dove sono... La Bibbia. Esattamente, la Bibbia di Avantio, dove sono tutte quelle caratteristiche che potete aggiungere. E sono nel caso in cui troverete qualche caratteristica che ad esempio si trova nel Vrbo, però nel nostro sistema non l'avete trovato, tranquillamente ci potete scrivere, ci potete contattare e dire guarda io ho trovato in Vrbo una caratteristica però in Avantio non la vedo, ok? Così il nostro team procederà a inserirla. Allora andiamo a parlare un po' sulla flessibilità delle politiche di cancellazione. Allora, Channel Pro di Avantio è uno strumento che permette permette personalizzare gli alloggi tantissimo, ok? Allora, tra una delle cose che si possono personalizzare sono le politiche di cancellazione. Come vedete vi ho messo due immagini qua. La prima sarebbe la impostazione del portale a livello generale, ok? Allora, a livello generale potete scegliere una tra le 5 politiche di cancellazione offerte dal Vrbo. Allora, qua in questa screenshot è severa, rigida, però scendendo giù ci sono anche altre 3. Significa che a tutti gli alloggi che andrete ad attivare al Vrbo sarà applicata questa politica di cancellazione. Però mettiamo caso che avete, non lo so, 50 proprietà e per 15 o 30 proprietà volete attivare la politica di cancellazione differente. Allora, attraverso il Channel Pro avete la possibilità di applicare una politica di cancellazione differente da quella configurata
per default, diciamo. In questo modo potete scegliere quelli alloggi o potete, diciamo, personalizzare la politica di cancellazione anche per la tipologia del turista, magari che tende a occupare questa proprietà normalmente, che tende di prenotarla, oppure per qualsiasi vostra altra ragione potete scegliere una politica di cancellazione differente. Ok, per ogni proprietà, volentieri, anche ognuna può avere una politica differente. Allora, poi, personalizzazione delle regole di occupazione. Allora, questa è una funzionalità che vi permette di stabilire condizioni personalizzate sia per portale che per alloggio. Allora, una volta che voi avete settato gli alloggi nel nostro sistema, a tutti gli alloggi dovete attribuire qualche regola di occupazione nel nostro sistema. Adesso mettiamo caso, importante, queste regole di occupazione vengono sincronizzate poi con tutti i portali, no? Cioè a tutti i portali dove vi connettete le regole di occupazione vengono sincronizzate. Però mettiamo caso che non tutti i portali sono uguali, come ad esempio Verbo magari può essere specializzato oppure preferisce, non lo so, un target di famiglia che magari può avere altre esigenze, come magari può avere un turista che prenota sull'altro portale. Allora, attraverso questo strumento che si trova nel Channel Pro, voi potete decidere personalizzare le regole di occupazione solo per un portale e, se desiderate, anche per alcuni alloggi in concreto oppure anche per tutti, però potete personalizzare anche gli annunci in concreto. In concreto, avrete la possibilità di personalizzare la durata minima o minimum stay, ok? Cioè magari se nel nostro sistema avete configurato che minimum stay sarebbe, non lo so, 2 giorni, magari per Verbo potete inserire un'altra durata, 3, 4, 5 o 7, ok? O quanto ne volete. Inoltre potete personalizzare anche i giorni del check-in e i giorni del check-out, come vedete sempre in questa prima immagine, ok? Poi questa regola che si andrà, diciamo, creare qua avrà un periodo, no? Allora scegliamo un periodo, ad esempio voglio applicare questa regola solo per Natale, ok? Allora la metto da 1 dicembre fino a, non so, 1 gennaio, questa regola sarà valida e si andrà a applicare solo al portale Verbo. Allora, poi, come ho detto, questa regola può essere applicata anche ai singoli alloggi, oppure per tutti per default, oppure possiamo scegliere solo alcuni alloggi che magari voi preferite. Se applichiamo la regola solo ad alcuni alloggi, tutti gli altri, dove non si applica la regola, prenderanno le regole di occupazione provenienti dal nostro sistema. Allora, grazie anche a questa personalizzazione, avrete la possibilità di attirare una certa categoria di un turista, ok, invece dell'altra. Cioè, ovvero vi permette di personalizzare che categoria di turista io voglio attirare o attrarre attraverso questo portale, ok? Allora, in questo caso sono le regole di occupazione che mi permetteranno anche fare questa personalizzazione, sì, diciamo. Allora, andiamo sulle altre personalizzazioni, perché le regole di occupazione e le politiche di cancellazioni non sono le uniche cose che si possono personalizzare nel Channel Pro. Allora, in concreto abbiamo la possibilità di personalizzare anche il release. Allora, cosa sarebbe il release? Ci indica il periodo, oppure quanto tempo prima del check-in, un turista può effettuare la prenotazione. Allora, nella mia screenshot qua ho inserito un giorno, ovvero un giorno prima del check-in un turista può effettuare la prenotazione. Allora, questo dato può essere stabilito a livello di portale, ok? A livello, cioè in questo caso Verbo, per tutti gli alloggi per default mettiamo un giorno. Però mettiamo caso che abbiamo alcuni alloggi dove preferiamo avere release non un giorno, però ad esempio 5 giorni per qualche vostra gestione interna. Allora, in questo caso un turista può effettuare la prenotazione 5 giorni prima del check-in. Questa impostazione del release può essere modificata alloggio per alloggio, cioè, ovvero all'inizio impostiamo una release per default, però dopo lo possiamo modificare alloggio per alloggio. Un'altra cosa interessante che si può personalizzare sarebbero le norme della casa. Mettiamo caso che c'è un messaggio che vogliamo comunicare al turista, ok? Ad esempio, sono ammessi animali domestici perché magari le famiglie viaggiano anche con gli animali, con i cani, no?
Allora, vogliamo comunicare un messaggio riguardante gli animali, ad esempio, oppure qualsiasi altro messaggio. Abbiamo la possibilità di inserire a livello del portale, ok, sempre, fino a 3 messaggi, ognuno massimo 150 caratteri. E questo messaggio viene visualizzato al turista una volta che apre la scheda d'alloggio nel Verbo. La stessa cosa si può applicare anche a livello dell'alloggio in concreto, perché possiamo dire, non lo so, di 50 alloggi io ammetto i cani per 30 alloggi, però per 20 no. Allora, posso modificare la regola uno per uno, un alloggio per uno, ovvero in ogni alloggio posso inserire una norma differente, ok? Per ogni alloggio si possono inserire sempre massimo 3 regole e non più di 150 caratteri. Allora, anche grazie a questa possibilità abbiamo la possibilità di personalizzare l'annuncio, no? O di comunicare al turista un messaggio specifico che vogliamo che praticamente legge durante la prenotazione. Allora, sincronizzazione delle reviews. Allora, qua attraverso il channel manager è possibile sincronizzare le recensioni. Che significa questo? Nel caso in cui riceverete una recensione nella vostra web, ok, questa recensione può essere sincronizzata con il portale Verbo. Ovvero le recensioni praticamente dal web vanno in Verbo. Queste recensioni però non viaggiano così liberalmente, perché sempre ci sono alcuni requisiti minimi che devono soddisfare, ad esempio deve essere legata a una prenotazione, voi dovete poi effettivamente pubblicarla, eccetera. Però nel caso in cui desiderate che la recensione viene sincronizzata con Verbo, innanzitutto dovete attivare questa opzione in Channel Manager, sincronizzazione delle review, e una volta attivata questa possibilità, dopo dovete pubblicare la recensione, però sì che vi permetteranno sincronizzare le recensioni, ovvero quelle buone possono essere condivise anche con il portale Verbo. Allora, Verbo e price consistency. Allora, attraverso il nostro channel manager, Prom, viene attivato automaticamente anche price consistency, ovvero tutti i property manager che attivano la connessione con Verbo adesso e avanti, hanno price consistency attivato. Infatti vi ho fatto anche una immagine qua. Che significa questo? Significa che il turista potrà vedere il prezzo trasparente a partire dal primo momento della prenotazione. Cioè, in passato, quando un turista andava a cercare un annuncio in Verbo, appariva un prezzo, però questo prezzo non era un prezzo finale, perché dopo veniva comunque sia aggiunto il valore dell'extra, eccetera. E alla fine il turista, quando andava a pagare, vedeva un prezzo differente. Invece, attraverso il price consistency, il prezzo è trasparente a partire dal primo momento. Cioè, se il turista vede già nella prima schermata che sono 100 euro, sono 100 euro. Diciamo, trasmette una certa trasparenza. Inoltre, sicurezza, esattamente. E inoltre, chi ha price consistency attivato aumenta anche la visibilità nel portale. Allora, grazie per la vostra attenzione. E nel caso in cui avete qualche domanda, siamo qua. Sì. Grazie mille, Katarina. Bellissima presentazione. Secca, sintetica e pungente, come dico io, no? Però hai spiegato i punti importanti di un channel manager, no? Io che lavoro personalmente nel settore da un po' di tempo, il channel manager è cambiato molto, no? Negli ultimi veritori. Mentre aspettiamo che magari qualcuno ci scrive le domande che volete fare a Giuseppe e a Katarina, lo potete fare direttamente dalla chat, ok? E io le leggerò. Sì, dicevo, è cambiato il channel manager, no? Tanto tempo fa il channel manager è nato come tecnologia che unificava, no? Inviava in maniera omogenea a tutti i portali le stesse informazioni, le stesse politiche di cancellazione, le stesse condizioni di minimum stay, eccetera, eccetera. E poi negli anni si è evoluto, no? Adesso è diventato, come hai spiegato pure tu, un sistema che non solo sincronizza le cose importanti, le disponibilità, i prezzi, le caratteristiche dell'alloggio, come hai spiegato tu, ma aiuta anche i property manager a diversificare un po', no? Mettere una condizione di minimum stay diversa su Verbo perché il tipo di turista di Verbo accetta quella regola e su un altro portale caricarne un'altra. Quindi
Mi fa un po' strano vedere questa evoluzione, no? Perché è diventato un po' il contrario, no? Il channel manager, invece di avere tutto uguale su tutti, diventa una cosa di avere tutto diverso su tutti. Però è importante, no? Sapere che possiamo dare questa opzione, ok? Ho qua una domanda per Catarina, ok? Sì. Vediamo un attimo, la sto vedendo, si sta caricando. Sì, Walter Valenti di Dolomiti for You ci spiega che è da un bel po' di tempo che abbiamo già il Channel Manager Pro con VRBO e voleva sapere, diciamo, quando possiamo iniziare ad aggiungere altri portali, no? A questa connessione. Ok, allora per quanto riguarda gli altri portali, in concreto tra poco sarà disponibile anche la connessione con il portale Booking. Ok, allora dico tra poco perché davvero tra qualche tempo comincia la migrazione, ok? E praticamente sicuramente un altro portale sarà Booking. Ok, sì. Inoltre dopo arriveranno anche gli altri sicuramente. Una volta sì, poi in realtà la fortuna che abbiamo con VRBO, Walter, è che la loro connessione è molto avanzata, è, diciamo, anni luce rispetto ad altre connessioni di altri portali, e quindi è per questo che è stato tra i primi, il primo portale in questo nuovo Channel Manager, diciamo, il Channel Manager Pro. Gli altri ci vuole un po' più di tempo, no? In una connessione ci sono sempre due attori, Walter, c'è il Channel Manager e c'è il portale. Se le cose funzionano tranquillamente e smooth, come si dice in inglese, è normale che siano più veloci, però comunque ti terremo aggiornati, che come diceva, presto ci saranno alcune novità anche per il Channel Pro. Aspettiamo altre domande. Intanto io volevo fare una domanda a Giuseppe, ma la faccio dopo perché qua c'è una domanda da parte di Marcella adesso. Buongiorno, nel vostro Channel Manager Pro noi vediamo solamente le connessioni di HomeAway, Expedia, Booking, Airbnb, purtroppo non riusciamo a trovare le connessioni di VRBO. È facile questa cosa, noi stiamo cambiando adesso il logo all'interno del Channel Manager, quindi HomeAway e VRBO, Marcella, giusto Catarina? Esattamente, sì. Esattamente, cioè praticamente tra poco verrà cambiato anche il logo, però sì, HomeAway e VRBO. Sì, quindi vediamo, c'è un altro, avevamo questo dubbio, no? Perfetto, è chiaro adesso. Sì, la mia domanda, Giuseppe, era legata, ci sono alcune magari caratteristiche nuove che state pensando? Abbiamo parlato di Netflix, no? Per esempio, no? Come caratteristica di una proprietà. Ci sono delle nuove caratteristiche che state pensando di aggiungere, per esempio, all'interno di VRBO? Guarda, io ovviamente l'esempio di Netflix l'ho fatto più per una questione di... non tanto per una questione pratica, ma più che altro per una questione... cioè pratica di annuncio, quanto per una questione di adattamento anche della proprietà. Quindi proprio per rispondere al discorso del specifico di Netflix. Sicuramente noi siamo in continua evoluzione e inseriamo costantemente sempre dei nuovi filtri di ricerca. Ti dico in maniera molto onesta, la nostra gamma di caratteristiche in questo momento credo tra le più complete forse sul mercato, quindi non ho in questo momento una risposta definitiva, nel senso potrebbe essere di sì, magari io ancora non ne sono stato informato, però ti posso garantire già che la possibilità a livello di caratteristiche sul nostro canale è davvero ultra completa. E, non lo so. Quindi già io credo che sia per il momento sufficiente. Poi ovviamente come noi offriamo, chiediamo ai nostri partner flessibilità e evoluzione, allo stesso modo faremo noi, quindi nel momento in cui ci sarà una caratteristica nuova importante sicuramente provvederemo a inserirla. Ovviamente se qualcuno avesse qualche suggerimento o qualche richiesta, una segnalazione, insomma
noi siamo sempre ben aperti anche ai feedback, quindi assolutamente siamo sempre disposti a ascoltare ovviamente i nostri partner, che ovviamente riescono a vedere più aspetti. Chiaramente abbiamo una visione globale, loro hanno la propria esperienza, quindi siamo sempre ben disposti ad accettare qualsiasi feedback. Perfetto, intanto ho un altro paio di domande. Abbiamo una domanda da Giovanni Modica che purtroppo non lavora con Channel Manager di Avanti, io scherzo, però chiede se è possibile sincronizzare VRBO con Welcome Passepartout, credo sia il nome del suo Channel Manager. Ok, allora, questo software non mi suona, nel senso che probabilmente è una, diciamo, non è un software attualmente con cui c'è una connessione attiva. Attiva. Quindi una connessione come quella che è, per esempio, con Avanti Pro, una connessione a due vie. Probabilmente sarà comunque possibile andare a sincronizzare gli iCal, quindi quantomeno le disponibilità, che sono un aspetto molto importante. Esattamente, quindi i calendari con la chiusura e le disponibilità aperte in base appunto alla disponibilità stessa della struttura, quello già può essere un primo passo. Attualmente però la connessione a due vie purtroppo non è disponibile. Ok, va bene, quindi il signor Modica sa che può contattarci e vedremo insieme un po' come funziona la nostra connessione, wink wink. Passiamo a un'altra domanda di Alessandra Marconi. Alessandra ci chiede se aggiungerete la possibilità della consegna di spesa a domicilio o una consegna di spesa in casa. Immagino che sia piuttosto una domanda a VRBO, perché comunque noi questo tipo di extra sì che può essere inserito in Avanti. Allora, io credo che vorrei chiarire un attimino la domanda, perché è una domanda che non riesco a capire da che punto di vista viene fatto. Se ci stai chiedendo se è un servizio che andiamo a inserire o una caratteristica, quindi come se fosse una caratteristica come, da mettere come filtro. Ad ogni modo, noi in generale, essendo una piattaforma di case vacanza, tendenzialmente non possiamo realmente sponsorizzare altri servizi, quindi diciamo non possiamo inserire servizi extra. Per quanto riguarda la caratteristica, se invece quindi se la intendiamo come caratteristica, io non so se se ti riferisci comunque appunto a la possibilità, per esempio, di... Sì, mi dice una caratteristica. Mi ha appena scritto e mi ha detto una caratteristica della casa, quindi consegna nella villa di una colazione, di pane, spesa, eccetera, eccetera. Ah, ok. Quindi diciamo come che all'interno del servizio c'è una... diciamo, nel prezzo totale si va a includere anche questo servizio extra, quindi giornalmente verrà consegnato questo. Ok, è una grazie per la domanda e grazie per la segnalazione. Io attualmente non so se questa cosa verrà inserita, però lo farò presente il feedback. E assolutamente, soprattutto se è una caratteristica che con Avanti è presente, vuol dire che magari è abbastanza gettonata, quindi farò presente anche questo. Questa cosa, se sarà possibile, assolutamente l'andremo a inserire. Perfetto, credo che abbiamo tempo per un altro paio di domande. C'è una domanda da Chiara per Catarina. Vuole sapere se la sincronizzazione delle reviews con VRBO è possibile solo se si ha un sito web con Avantio o anche se si ha un sito web proprio. Allora, questa cosa sì che sarebbe possibile anche con gli altri siti, sì, però deve essere attivato un modulo specifico. Sì, magari lo possiamo vedere anche in un'altra sessione, se vuoi, Chiara. Grazie, Catarina. Abbiamo Prego. Un'altra domanda. Ho detto che ci sono tempo per un altro paio di domande, ce ne sono 6 nuove. Andiamo a cercare di leggerle tutte. Buongiorno, una domanda a Giuseppe. Noi lavoriamo con un altro gestionale. Allora, magari skippiamola questa... Scherzo.
Vorrei sapere se mi date una percentuale di politica di cancellazione moderata, visto che ho fornito un dato totale, relax e moderate, in modo da poter decidere la migliore delle due politiche. Ok, allora ovviamente noi diamo sempre i dati insieme, moderata e relax, quando facciamo una presentazione generale, perché chiaramente sono quelle che raggiungono il maggior numero di prenotazioni. Nello specifico andrebbe fatto un'analisi più specifica relativa alla zona. Quello che posso dire con certezza in generale è che in termini di conversione, quindi rapporto tra visite, quindi click sull'annuncio, e prenotazioni, la relax, quindi quella a 14 giorni, 100%, è 50%. Mi diceva Emanuele che lavora con Magellano, quindi questo è il tipo di connessione che hanno. Magari vuole sapere se sono compatibili queste nuove politiche, no? La relaxed e la moderate. In realtà le politiche di cancellazione sono standard per tutti, nel senso che comunque sono politiche di cancellazione standard. Se in alcuni casi magari c'è la possibilità di inserire una politica di cancellazione customizzata, quindi personalizzata, chiaramente bisogna sempre avere un'idea di flessibilità. Quindi noi la massima flessibilità che diamo è 14-7 giorni. Se si vuole dare più flessibilità con una custom cancellation policy, è ovviamente consigliabile sempre andare a ridurre questi giorni. Però in generale chiaramente più flessibile è la politica di cancellazione, quindi indipendentemente che la chiamiamo relax, moderate, soft, e comunque più è flessibile, appunto, più sarà alta la probabilità di ricevere una prenotazione. Proprio c'è una percentuale di conversione che aumenta da traffico a prenotazione, direttamente proporzionale, anzi inversamente proporzionale alla lunghezza, diciamo, all'anticipo con cui si può chiedere un rimborso da parte del viaggiatore. Quindi okay, più breve è, quindi più flessibile è, maggiore sarà la... Sì, quindi lui dice che una delle migliori può essere la relax, però sì, dipende da molti fattori in realtà, Emanuele. Esatto, poi è chiaro, ripeto, ci sono zone dove magari... mi viene per esempio un esempio, diciamo una zona concreta, Ostuni in Puglia, per esempio su Ostuni a livello generale la relax ha una conversione più alta, però per esempio arrivano più prenotazioni sulla moderate, perché l'inventario comunque è maggiore sulle moderate, quindi bisogna sempre trovare l'equilibrio giusto tra quello che è il proprio mercato, quello che fa anche la concorrenza e quelle che sono poi le linee guida e le tendenze dei viaggiatori. Ripeto, i viaggiatori chiedono flessibilità, non c'è una verità assoluta, se non il fatto che appunto più flessibilità equivale a più opportunità. Questa è, diciamo, l'unico dato di fatto. Però okay, bisogna sempre studiare la cosa in base alla propria zona, quindi tranquillamente, ecco, è un'analisi che si può anche fare. Quindi se noi ovviamente restiamo a disposizione per contatti, magari non so se Oreste, se la chat è visibile a tutti, non so se possiamo scrivere magari un indirizzo mail o... Sì, scriviamo... Facciamo al contrario, chi volesse essere contattato, chi è un cliente comunque di Verbo e ha bisogno di assistenza, se ti lascia i contatti, poi noi nei prossimi giorni magari facciamo uno squillo, o io o i miei colleghi che sono magari gestori, e tranquillamente ci possiamo fare una chiacchierata. No, io sto comunque scrivendo anche ad alcuni messaggi, che c'è una domanda di Chiara che ho risposto io direttamente perché è un'altra cosa interna, però sì, okay. Comunque noi dopo il webinar manderemo anche magari nella newsletter di riepilogo anche i contatti nel caso in cui vogliono contattare direttamente sia con noi, con Connectivity, che con voi. Perfetto. Di Verbo. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, ok? Ce l'avevo qua, di Maria Rosaria. Giuseppe, noi abbiamo come channel Beddi, mi confermi che per ora non è possibile collegarsi con VRBO? Sì, per ora non è prevista una connessione a due vie con Beddi, cioè se vale sempre okay, il discorso relativo appunto alle disponibilità, quindi alla sincronizzazione dei calendari. Ok, quindi anche qua, wink wink,
demo request di Avantio e possiamo vedere gratuitamente come funziona il nostro channel manager. Vediamo se ce ne sono altre. Abbiamo risposto ad Emanuele, abbiamo risposto a Chiara, a Giovanna. Vediamo. Ah, ok. Sì, abbiamo tempo per questa. Giovanna mi ha ci dice nella chat, Giovanna Modica. Ho provato a registrare le mie strutture su Expedia in base alle caratteristiche dei miei alloggi, ma mi ha riportato su VRBO. Immagino che questo sia un po', magari spiegaci Giuseppe se è un legame con il fatto che comunque siete più o meno due aziende quasi come la stessa, spiegaci un po'. Sì, sostanzialmente, ma io non l'ho specificato all'inizio, per chi non lo sapesse, Verbo ex HomeAway fa parte di Expedia ormai da tanti anni, quindi ci sono determinati segmenti che ancora vengono gestiti solo da Verbo, quindi noi ovviamente siamo il portale specializzato per le case vacanza. Expedia partiva con un contenuto più alberghiero, diciamo, quindi ci sono ancora da definire determinate situazioni interne da questo punto di vista, e tante volte poi c'è anche, diciamo, in alcuni casi c'è anche la pubblicazione automatica, quindi pubblicando su Verbo ovviamente si sarà presenti anche su Expedia, quindi però è normale una cosa del genere. Per il momento noi stiamo ovviamente andando a gestire quella che è, diciamo, quella che è la parte del vacation rental, quindi per ora è normale questa, diciamo, che sia stata passata per il momento a noi, a Verbo. Ok, va bene, dai, allora io ringrazio Giuseppe, ringrazio Catarina e tutti i partecipanti del webinar. Ricordiamo di nuovo che tutti riceverete una mail con la registrazione, quindi per ritardatari potrete vedere il record. E niente, spero che vi sia piaciuto, che vi aiuti ad affrontare questo 2021, il prossimo 2021 e la prossima stagione nel migliore dei modi. Ok? Grazie a tutti. Perfetto. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao Catarina, grazie mille.